Iscriviti al canale. Sto iniziando a giocare su zainetti. Mi chiedo come utilizzare la spada dell'eroe. Se la uso con altre armi consuma troppa mana. Hai un consiglio? Genera mana. O i sassi. La spada dell'eroe spesso si usa con i sassi, perché i sassi non consumano mana, non consumano stamina. Oppure con i pugnali. Anche i pugnali non consumano stamina. Due anni di squalifica a Papu Gomez per doping. Ah, baila come il Papu. È durato molto il suo ritorno. È durato molto. Io sono un grande fan del Papu. Ora un po' meno. Buona battaglia. Il problema qua è che questa anomalia è tutto culo. Questa regola che ti buffa gli early game, bene. No. Devi rinunciare alle gemme. Comprare l'oro 3. Tenere in mano lui. Secondo me hai buone probabilità. Puoi ribaltare la situazione. Tanto questi hanno trovato quello che buffa tanto e quindi io guardo. Troppo sta anomalia fa schifo. Cioè nel senso devi sculare. Sto già 26. La battaglia è estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Sarete i prossimi. Le probabilità sono a mio favore. Allora. Come si rinuncia amabilmente di nuovo alle gemme? Ok. Lui aveva livellato al 4, quindi sapevo essere debole, no? Vittoria facile con Galli, un culo. Ma guarda, poi sono tutte 1-1. L'unica cosa è se non so cosa evolvere. Se evolvere corna musona ha senso. O mi conviene evolvere goccia? Non è il più forte, ma combatterà con lui. Per corna musona non è male. C'è il tuo modo di pensare. Secondo me hai buone probabilità. Anche secondo me hai buone probabilità. Non mi sei dispiaciuto.
No, allora, cioè, nel senso, cioè, qua potete giudicare e dire che sono stato un pochino fortunato, ma, cioè, tutto clamorosamente bello. E perdo il fight. Ricordiamolo poi, perché poi, cioè, nel senso. Chiami lui. Anche lui va bene. Importante. Questo è molto importante. Molto importante. Gran bel lavoro. Che arriviamo nel mare. Bene, mettiamo dei servitori migliori qui dentro. Oh, stai facendo carriera. Cavaliere anche, e anche cinghiale. Cioè culo adesso culo. Non lo so, no, ho fatto la mia partita, non ho euro da parte. Stiamo molto attenti, stiamo molto attenti, che la partita è ancora tutta da giocare, da vedere. Abbiamo un buon inizio di build cinghiali. Siamo un po' bassi di punti vita. Non ho euro il turno successivo. Guarda qua la gente, ragazzi, scula, cioè, parliamoci chiaro. Con questa anomalia, io queste qui le ho trovate deboli. Ho trovato delle anomalie brutte. Cioè, delle quest brutte. Qua, ho una board enorme. Perdo, eh. Cioè, secco proprio, eh. Lui ha trovato l'anomalia che comba con... No! Ci vuole un colpo gobbo. Attacca, va bene, dove attacchi, attacchi. Buono questo. Secondo 60% di fila che vinco. Cioè che vinco, capito? Quasi quasi prendo il parasole di Teotare. Brutto per brutto. Tetis ha senso? Cioè Peggy, volevo dire. Vediamo un po'. Che brutti. Vincono per toccare lui. No, no, no. Va bene, va bene. Ora ho 4 gold messo da parte. Vediamo un attimo. Se fossi un cleaver non sarebbe male. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Non è il più forte.
forte, ma combatterà con onore. Sembra che tu possa ottenere una tripla. E voi sarete i prossimi. E voi sarete i prossimi. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Vuoi dire qualcosa? Che schifezza. Puoi ribaltare la situazione. Che schifezza, oh. Però probabilmente dovevo livellare. Volevo portare Jiraiya a 4 di vita. Non so se ne valeva la pena, ma secondo me sì. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Che merda. Radicale, amico. Oh, preferirei combattere. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Immagina fissare sta cosa della genesi magica. Eh sì. Faccio una carta attaccato di là. L'ultima gol no, perché c'ho lui. Abyss. Devo tenere dei gold inutilizzati. Che non è bello, eh. Cioè con Gallywix è molto brutto. È molto brutto. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Se può fermarmi. Madonna. Neanche la morte può fermarmi. Bella scelta, molto fatta. Ritmo qui. Mi sto abbrustolendo. A me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Quello farà un bel po' di danni. Belli shop, eh? Lui com'è che sta facendo tutte ste triple? Ma più che altro quello che a me manca è la quest. Ragazzi, cioè io sto giocando praticamente senza anomalia. Purtroppo, qua solo 3 ore da parte. Poco poco, eh. Ritmo e guglia è meglio. Non è così che dovevi ritmo e guglia, ma ci accontentiamo. Ok. Ok.
Mamma mia. Che schifezza. Lui non serve a niente, vero? Buona tripla. Il mio viaggio inizia. Assolda pure una di queste reclute. Per la giustizia. Siete su un suolo sacro. Non mi piace questo spot. Peccato perché avevo tutto per fare tanto e alla fine ho fatto poco. Non li... Sapete cosa? Secondo me dobbiamo andare scam, quindi io dovrei livellare per Murgugli. Che tanto di statistiche. Dove cazzo andiamo? La battaglia in furia là fuori. Neanche la morte può fermarmi. Meglio le gemme. Se mi riesce prendo un pesce e polpo. Bah, 45 è buono? Bel numero. Bellissimo numero. Servirebbe lo spostagemme, ma in realtà serve livellare per fare Murgugli, cioè guardate lui, ad esempio. Papu sospeso per 2 anni, ho letto. Ok. Sta fatta un po' Maya. Cioè, nel senso, va bene. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Mamma mia. Neanche la morte può fermarmi. Assoldando quel servitore otterrai una tripla. Mamma mia, anche le triple brutte, oh. Assolda pure una di queste reclute. Overra spinodure in si minore. Quando cadono.
Viva il golf, sempre viva il golf. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. Buono. Non male. Interessante. Ok. Due oi ho messo da parte. Ho venduto due pezzi. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Ora sì che si ragiona. Neanche la morte può fermarmi. Ciao Campa. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Pronto, socio. Tremi di paura. Cos'è Codenames? Ora ce ve lo faccio vedere, ragazzi. Ora andremo a giocare, andremo in call con Thunder Delmo Poli e vi spieghiamo il gioco. È un gioco da tavolo. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. Ora devo togliere Peggy, devo togliere lui. Devo togliere lui e giocare full scam. Online, in realtà il gioco è nato non online. Il gioco è nato come gioco da tavolo. Non lo so quale versione giochiamo, se quella è la versione con i disegni o con... Sì, sì, è uscito qualche anno fa il gioco, non è nuovo. Con le parole, ok. C'è anche qualcuno di simpatico, io. Gli altri purtroppo un po' così. Che dobbiamo fare? Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Neanche la morte può fermarmi. Potrebbe fare la differenza. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Non potevo fare due giorni fa sto turno. Ma dimmi te. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. Fuck! Fuck!
Fuck! La battaglia è estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Quello farà un bel po' di danni. Assolda pure una di queste reclute. Ho sbagliato. C'era qualcosa per chiudere il turno che non ho trovato. C'era 4-2 ai Born, quella era figa, vero? Che si è peggiorato, eh? Pronto, socio. Ecco la guerra. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. No! Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte. Quello farà un bel po' di danni. Lo tolgo, lui è lui. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Non toglierei quello. Secondo voi il nuovo Pirata T5 come vedete la Piratini Bill con Bramo Grigio? Secondo me fa schifo. Trovo che Lizzie è un sacco debole. Abbiamo il 90%. Annichilito. Annichilito. Allora.